metti il braccio così. Porta bene! È un mercato pazzerello dove noi quello e quello la 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 la. Ciao popolo di YouTube! Buongiorno a tutti, un salutissimo da Nette! Un bacione da Giusy, chi se la ricorda la sigla di Portobello? Portobello! E vi invitiamo a cantarla qui sotto nei commenti, poi mi direte come fate, ma in qualche modo ve lo inventerete. Comunque ciao a tutti ragazzi, da Nate Giusy, i neuroni del web, e benvenuti a questo nuovissimo video quotidiano. Di cosa parliamo oggi? Come avrete già capito, parliamo di un nuovo programma che i più piccolini di voi sicuramente lo conosceranno, ma i più grandicelli sicuramente avranno visto qualche puntata. Stiamo parlando del mitico Portobello, condotto dal mitico Enzo Tortola, che ovviamente ora non c'è più in quanto è scomparso parecchi anni fa, ma sembra che i Vertici Rai abbiano intenzione di rispolverare, estrarre dal cassetto delle cose vecchie questo programma. Per fare la guerra a chi? Lo scoprirete seguendo questo video. Come al solito vi ricordo di mettere un bel mi piace sotto questo video se vi piace, registratevi al nostro canale. Ma prima di tutto questo, sigla! E oggi facciamo una sigla un po' diversa. Nette e Giusy sempre con voi! E voi scegliete il meglio! Antonella Clerici contro Maria De Filippi al sabato sera! Lotta fra titani! Antonella Clerici ha lasciato il programma La Prova del Cuoco per buttarsi a capofitto in una nuova avventura, la conduzione di Portobello. Avete capito bene? Portobello rispolverato condotto da Antonella Clerici. Ma ecco come la nostra amica bionda spiega le dinamiche che caratterizzeranno questa nuova esperienza professionale. Antonella Clerici ha stupito il pubblico televisivo, ha abbandonato il programma La Prova del Cuoco per cimentarsi in un'altra avventura ancora più complicata, riesumare il programma di intrattenimento Portobello, che andrà in onda il 27 ottobre in prima serata su Rai 1. Mi raccomando, il 27 ottobre in prima serata tutti sintonizzati su Rai 1 per vedere C'è Posto per Te! Ma con che spirito l'Antonellona piloterà questo show? La bionda ha replicato a questa domanda così. Io non faccio mai le stesse cose, a parte la prova del cuoco che ho fatto per 18 anni. A me piace molto cambiare, misurarmi con nuove sfide, anche rischiare tanto. Ho fatto vari programmi, credo di essere la conduttrice che forse ha più titoli in assoluto. Anche nel serale, qualche volta, mi dimentico di tutto quello che ho fatto. Alcuni hanno avuto un grande successo, altri un po' meno. Altri potevano averlo e ci si è creduto troppo poco. Poi avrò anche un cambiamento di vita. Sì, perché l'Antonellona si sposterà da quel di Roma a quel di Milano, dove appunto è sempre stata registrata la trasmissione Portobello. Cosa ne pensate dei cambiamenti proposti in casa Rai? Secondo voi è giusto che gli autori riassumino alcuni programmi che fecero la storia della televisione? Quindi è giusto recuperare vecchissimi programmi ormai dimenticati, tanto è vero che i più giovani di voi neanche sapranno di che cosa stiamo parlando? Oppure è meglio lasciarli lì e godere della loro storia? Fatecelo sapere nei commenti. Ma perché la Rai ha voluto riesumare Portobello? Secondo voi ce lo spiegherà la nostra Super Giusy. I dirigenti Rai hanno pensato bene di contrastare il sabato sera di C'è Posta per Te, tirando fuori un asso nella manica: far risuscitare il programma Portobello, pilotato da Antonella Clerici. Chi vincerà la gara degli ascolti? Cioè ragazzi, per come la vedo io, alla Rai sono messi alla frutta, perché non sanno più cosa inventarsi. Parliamoci chiaro, Maria De Filippi ormai sbaraglia tutto. Quando lei fa un programma c'è poco da fare. Possono inventarsi fiction, reality, film, tutta la tipologia, show, eccetera, eccetera. Ma Maria De Filippi è tosta da battere e adesso ci provano anche con Portobello. Secondo voi ce la faranno o no? O la domanda più bella è, quel sabato sera, quando dovete scegliere col telecomandino se andare su Mediaset e vedere C'è Posta per Te o andare sulla Rai e vedere Portobello, cosa farete? Farete un po' di qua, un po' di là? Farete un po' di zapping? Oppure vi soffermerete su un unico programma? Fatecelo sapere. La Clerici, in un'intervista rilasciata a Leggo, ha riferito che era giunto il momento di cambiare ed iniziare una nuova sfida. La stessa ha confidato di aver compreso che ormai i cooking show li fanno tutti e proprio per questo non sono più una novità. E su questo bisogna dargli assolutamente ragione, perché ragazzi, c'è più gente che cucina in TV ormai che nei ristoranti, tant'è vero che stavo pensando anch'io di fare un mio cooking show personale. Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere quattro salti in padella, no, con Nat? Non chiedete a Nat di cucinare perché... Perché cosa? È un disastro. Sì. La prima volta che mi ha conosciuto in realtà mi voleva fare gli spaghetti con le vongole e la pancetta.
Allora, adesso sentiamo i nostri fedeli lovers. Scusate, gli spaghetti con vongole e pancetta. Alcuni di voi mi immagino, oh, inorridisco. Ditemi se non sono una copiata of the Madonna, ditemelo. E scommetto che ci sarà qualcuno che li ha fatti e o ci sarà qualcuno che proverà a farli proprio oggi. E mi raccomando, se li provate e vi piacciono, scrivetelo qua sotto. E vi annuncio che è l'unico piatto che sapeva cucinare, perché da quando mi ha conosciuta, ai fornelli ci sono io. Scusate, se io conosco una persona che è una cuoca sopraffina e soprattutto mi fa i cazzatoni perché li cucino le vongole con la pancetta, cosa devo fare? Tu fai la cuoca, io faccio l'assaggiatore di corte. Infatti da quando mi ha conosciuta gli è cresciuta la pancia. Questo lasciamo perdere, che è meglio che certa gente, è meglio certe cose che restino in famiglia. Insomma, non siamo mica su YouTube a fare video, no, non lo so, no, mamma no, mia. No. Va bene, dopo questo breve intermezzo continuiamo dicendovi che Antonella è fermamente convinta che con la trasmissione Portobello possa ottenere dei grandi numeri in termini di Auditel. E se vi state chiedendo se il pappagallo ci sarà, ebbene sì, ci sarà. La stessa Antonellona ha dichiarato che non potrebbe esistere Portobello senza il suo tipico pappagallo. E io mi chiedo se ci sarà ancora la storia che alla fine il concorrente deve fargli dire Portobello al pappagallo. Ma sì, certo, io penso che sarà la stessa cosa, cioè una persona telefonerà appunto e se il pappagallo dirà Portobello vincerà una somma in denaro. Beh, bellissimo. Allora, faccio un'altra domanda. Io Portobello avrò visto 2 o 3 puntate, ero molto piccolo ai tempi, quindi non mi ricordo. Ma qualcuno, il pappagallo, detto Portobello? Sì, assolutamente sì. Sì, io ricordo che il pappagallo disse Portobello, sì, è successo. Secondo me era un ventriloquo. Comunque, Antonella è anche consapevole del fatto che al sabato sera si scontrerà con la regina di Mediaset, un vero colosso della TV italiana, ovvero la nostra Super Maria De Filippi con il suo Super C'è Posta per Te, che ormai, parliamoci chiaro, è uno dei programmi più seguiti del sabato sera invernale. Ed è esattamente per questo motivo che la Clerici ha chiesto agli autori del programma di mandarlo in onda il venerdì sera. Ma la proposta è stata scartata dagli autori Rai, visto che proprio il venerdì sera va in onda la Corrida, condotto da suo amico Carlo Conti. E figurati se spostano la programmazione di un programma che già fa tendenza. Antonella sa per certo che Maria De Filippi è un'avversaria di tutto rispetto. Nello stesso tempo tiene anche a precisare che non si tratta di una lotta tra lei e la signora Costanzo. Inoltre asserisce che tra lei e Maria non c'è nessunissimo tipo di rivalità, anche se è quello che pensano gli altri. In effetti anche in questo caso non posso che dargli ragione. Alla fine sono 2 professioniste, seguono i loro programmi, ovviamente c'è chi vincerà, c'è chi perderà, però sicuramente ognuno, ogni programma avrà la sua fetta di telespettatori. Ebbene, te cosa pensi? Chi vincerà questo scontro? Allora, guardate ragazzi, io personalmente, secondo me Maria De Filippi, non che mi sia particolarmente simpatica, ma è una professionista incredibile. Ma non è solo Maria De Filippi, è tutto quello che c'è intorno. Maria De Filippi si può permettere redazioni sterminate, si può permettere autori esagerati, senza nulla togliere alla Clerici. Io personalmente non la seguo molto, quindi non sono in grado neanche di dare un giudizio. Anzi, se qualcuno di voi la segue, la conosce magari meglio di noi, che ci faccia sapere anche le sue impressioni. Ma sì, sicuramente la Maria De Filippi inserirà degli ospiti eccezionali e i telespettatori non potranno non guardare il suo C'è Posta per Te. Anche perché, parliamoci chiaro, Maria De Filippi, al di là di tutto, c'ha i mezzi. Se qualcuno cerca di farle la guerra, lei potrebbe anche chiamare il Papa. Non ha problemi, lei c'ha Mediaset che caccia i soldi. Quindi, e voi direte, ma anche la Rai dovrebbe avere i soldi, visto che noi paghiamo anche il canone. Ma lasciamo perdere, non entriamo in questo discorso, perché sennò stiamo qua veramente fino a domani mattina. Va bene, per il momento è tutto, fateci sapere che cosa ne pensate di Maria De Filippi, ma anche di Antonella Clerici. Secondo voi, qual è la professionista d'eccezione? E soprattutto, quale programma guarderete? Portobello con la Clerici o C'è Posta per Te con la De Filippi? Scatenatevi nei commenti e commentate come se non esistesse un domani. Vi ricordo come al solito, registratevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, ma secondo me l'avete ancora fatto. Mettete un bel mi piace se vi piace questo video e non ci resta altro da fare che salutarvi con un grosso bacione one da Natone. E un saluto affettuosissimo da Giusy. Ciao. E mi raccomando, scegliete il meglio! Ciao!